Mille stelle sopra di noi. In questo libro c'è una ragazzina che si chiama Mabel. Lei, quando si affaccia alla finestra di notte, conta 1, 2, 3, 4, 5 stelle. 5! Il nonno dice, io alla tua età ne contavo 1000. Dai, 1000, nonno, sono tantissime. Prova a salire più in alto, ne vedrai già di più. Mabel sale sopra un albero e ne conta 37. E se andiamo in cima alla collina, ne conti ancora di più. Vanno in cima alla collina e ce ne sono veramente tante. Però le luci delle case danno un po' fastidio. Se tutti spegnessero la luce... Signora, scusi, può spegnere la luce, per favore? No, vado a sbattere contro i muri. Io inciampo nel gatto. Io devo cucinare. Però alcuni spengono la luce, altri no. E si vedono già molte più stelle. Ma i lampioni fanno troppa luce. Nonno, chi è il padrone dei lampioni? La sindaca. Domani andiamo a parlare con lei. Potreste spegnere i lampioni per una notte? Facciamo la notte delle stelle? Assolutamente no. I lampioni sono la sicurezza degli automobilisti. Oh. La sindaca ha detto no. Lo dicono a tutti. E la sindaca viene sommersa da mail, lettere, visite. Ma non si possono spegnere i lampioni, dice lei. Alla sera Mabel ha un'idea. Manda una mail alla sindaca con scritto: quando è l'ultima volta che lei ha visto delle stelle? E la sindaca chiude gli occhi e si ricorda di lei, ragazza, sdraiata su una coperta che guardava il cielo. E allora sì, dai, spegniamo i lampioni per una notte. Come in Svizzera si fa la notte del racconto, qui si fa la notte delle stelle. E tutta la gente va a vedere, se ne vedono tantissime. Si vede anche la Via Lattea. E Mabel, quel giorno, si sente veramente felice. Poi ho pensato a questo libro. La mia vita felice. Qua c'è una ragazzina, si chiama Dani, che racconta la sua vita felice di ragazzina, fatta di scuola, fatta di amici, fatta di problemi anche, che poi vengono risolti e torna la felicità. E lei si diverte a contare gli attimi felici della sua vita. La mia vita felice. Bello. Ah, c'è anche Topio P, guarda. Questa è una storia che ha scritto il grande Andrea Camilleri. Quando era piccolo andava sempre in vacanza dai nonni e dagli zii in campagna. E un giorno sono nati dei pulcini. E ce n'era uno un po' stropicciato, diverso dagli altri. E il piccolo Andrea Camilleri ha deciso di prenderlo. E sono diventati amici. E lui faceva sempre Pio Pi, Pio Pi. Allora Andrea Camilleri l'ha chiamato Pio Pi, Pio Pi. E lo seguiva dappertutto. Però un giorno è successa una cosa un po' brutta, perché è arrivato un asino alla fattoria e mentre l'Andrea carezzava l'asino, senza accorgersi, l'asino ha schiacciato la zampa del pulcino e il pulcino, che faceva sempre pio pi, pio pi, pio pi, ha fatto pio pi! Oh no, si è rotto la gambina! Ma lo zio è molto molto bravo e dice, non c'è problema, se non c'è più la gambina, fabbrichiamo una gambina di legno. E così adesso quando il pulcino camminava faceva to, pio pi, to, pio pi. Allora non l'ha chiamato più pio pi, l'ha chiamato to, pio pi, to, pio pi. Però un giorno era per terra, non si capiva perché, ma perché l'altra gambina era cresciuta e questa invece no. Su, su, non c'è problema, facciamo una gambina più lunga. Chissà se diventerà un galletto o una gallina. E una mattina Andrea ha sentito coccodè, era diventata una gallina. Io mi sentii riempire d'orgoglio. Certamente ero l'unico bambino al mondo ad avere come amico una gallina con una gamba di legno. Vado a vedere se trovo altri libri. Nella biblioteca della mia camera c'è un armadio con i libri intoccabili. Nessuno può toccarli tranne me. Sono andata
L'ho aperto e ho guardato e mi sono accorta che in molti libri per bambini si parla di felicità. Non so, quando piccolo Bill riesce a far finire lo sputacchione succiasangue, tritadenti, sparassassi dentro l'acqua, è felice. Quando Lela riesce finalmente a prendere una palla, è felice. Quando Elmer diventa grigio, è felice, ma è ancora più felice quando inventa il carnevale degli elefanti. E il bambino protagonista di Monkey è felice quando riesce a riabbracciare la sua scimmietta dopo tante peripezie. E Roman è felice perché si accorge che la lupa è diventata veramente la sua mamma, che lei è orfana. I topi sono felici quando battono i bulli nella gara, nella corsa dei topi. Holly, che voleva tanto avere un fratellino, è felice quando scopre che aspetta un cuginetto. Un cuginetto è un po' come un fratellino. E Ursley è felice quando riesce a ottenere la campana grande, quella più grossa per scacciare l'inverno, nella festa dell'inverno. Poi ho camminato ancora e ho visto dei libri un po' ingialliti, un po' rovinati. Forse li ho usati proprio tante volte. Eh sì, perché quando non trovo una storia per la notte del racconto, vado sempre a cercare dentro i fratelli Grimm, o dentro Andersen, o dentro le fiabe italiane trascritte da Calvino. E ho sempre trovato una storia. Ma le storie non finiscono con "e vissero felici e contenti". La felicità, sì, forse si può trovare in tante storie. Forse ognuno deve scegliere una storia che ha sentito nel passato e che gli era piaciuta molto e può ripeterla. Così si può fare.